rivitalizzare tutto ciò che ha rappresentato e può rappresentare per i romani. Bellissime le parole che la Iosanar mette in bocca ad Adriano. Era pur sempre bella Atene, e non mi rammaricavo di aver impostato discipline greche alla mia esistenza. Tutto quello che c'è in noi di armonico, cristallino, umano, ci viene dalla Grecia. Ma mi veniva fatto a volte di dire a me stesso che era stato necessario il rigore un po' austero di Roma, il suo senso di continuità, il suo gusto del concreto, per trasformare ciò che in Grecia restava solo mirabile intuizione dello spirito, nobile slancio dell'anima in realtà. Questo amor grece è risultato di un'intima comunione spirituale con l'arte, la letteratura e la filosofia del mondo ellenico. Un rapporto così intenso e radicato che Adriano deve riconoscere che, pur appartenendo politicamente al mondo latino, la sua intima natura è in realtà greca. Ho amato, dice Adriano, ho amato quella lingua per la ricchezza del vocabolario, nel quale ad ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà. L'ho amata, la lingua, perché quasi tutto quel che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. L'impero l'ho governato in latino. In latino sarà inciso il mio epitaffio sulle mura del mio mausoleo in Riva al Tevere, ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto. Concludiamo questa conversazione tornando alla scrittrice con cui abbiamo iniziato, Jacqueline de Romilly. Abbiamo detto che ha scritto tantissimo, è vissuta a lungo, è vissuta fino a 97 anni, ha scritto opere sempre però con denominatore comune la Grecia. In verità ho ascoltato molte delle interviste in internet, mi sono piaciute moltissimo. Soprattutto una, se volete trovarla, Jacqueline de Romilly, Vigile de la Grèce, la vedetta della Grecia. Tra l'altro è molto tenera perché dice come ha cominciato ad amare la Grecia. Era bambina, sua madre le ha regalato un libro, le opere di Tucidide. Beh, insomma, un po' forte, forse non era capace di leggerle, e ha cominciato a leggerle ed ha cominciato ad amare il greco. Il mondo antico, perché hanno, alcuni intervistatori le hanno chiesto perché continuare a studiare le lingue classiche. Il mondo antico ha elaborato idee, concetti, valori, persona, politica, libertà, democrazia, e ha inventato discipline, la storia, la filosofia, la filologia, la scienza, che sono alla base della civiltà occidentale e degli aspetti più significativi della sua cultura e del suo stile di vita. Un patrimonio che viene considerato ormai acquisito, forse, senza una sufficiente consapevolezza della sua origine e della sua essenza, ma anche della sua fragilità. Di questo patrimonio è necessario alimentare la memoria, sono parole di Jacqueline de Romilly, per mantenere la memoria, per mantenere viva attraverso di essa una identità consapevole. Se lo studio del greco e del latino va mantenuto, è soprattutto perché la loro conoscenza è uno strumento imprescindibile di confronto interculturale che permette di accedere ad un patrimonio immenso di testi e di penetrare criticamente nel pensiero e nella cultura degli antichi, individuando le continuità, riconoscendo le alterità. Venire privati di questa appartenenza significa perdere tutto quanto può dare valore alla vita, e cioè alla libertà. Purtroppo anche il più luminoso dei concetti, se spinto troppo oltre, può contenere in sé pericolosi germi di distruzione. Ai democratici ateniesi, tanto innamorati della libertà, è capitato, diceva De Romilly, di vedersela scivolare dalle mani perché comparevano i tiranni, i demagoghi. L'incapacità delle singole città di federarsi le porterà a disastrose guerre intestine. In un'altra intervista ho sentito, un'intervista non a lei, ad un
docente, ad un docente a Roma, è stato chiesto che cosa si insegnando il teatro greco. E lui ha risposto: non trovo risposta più esaustiva e al tempo stesso suggestiva di quella di Jacques-Élie Terouilly, grande la persona di cui parlavamo prima, grande grecista del secolo scorso, nell'introduzione al suo libro La tragedia greca. Ha trovato questa risposta nella signora, la scrittrice. Aver inventato la tragedia greca è un grande titolo di merito, e merito e gloria spetta ai greci. C'è effettivamente qualcosa di sorprendente nel successo che ha ottenuto questo genere. Di tragedie se ne scrivono ancora oggigiorno, 25 secoli dopo, se ne scrivono un po' dappertutto nel mondo, ma ciò che sorprende di più è che si continuino ad attingere periodicamente dai greci i temi e i personaggi, che si scrivono delle lettere e delle antigone. Non è semplice fedeltà ad un passato splendore. La grande diffusione della tragedia greca, infatti, è frutto dell'ampiezza di significato e della ricchezza di pensiero che gli autori hanno saputo infondervi. La tragedia greca presenta una riflessione sull'uomo nel linguaggio immediato dell'emozione. Indubbiamente l'esigenza di recuperare il genere nella sua forma originaria è maggiormente sentita in epoche di crisi e di rinnovamento quali la nostra. Se da una parte si trascurano gli studi classici, dall'altra si rappresentano un po' dappertutto nel mondo tragedie di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, in quanto proprio in esse questa riflessione sull'uomo si manifesta nella sua forza originaria. Queste parole erano proprio delle Rovigliere. Nel leggere una tragedia, nel seguire la vicenda dei personaggi che essa mette in scena, gli studenti apprendono che porsi domande sull'esistenza, sul dolore umano e sulle sue cause è un interrogativo sempre urgente. Porsi domande. Il teatro antico insegna che il confronto di opinioni, lo scontro dialettico dei punti di vista è sempre valido. E certamente di grande attualità, infatti, la capacità di imparare a scoprire e a confrontarsi con i pensieri divergenti e con le verità alternative. In questo video di cui parlavo prima, è stato chiesto ancora alla scrittrice, vi volevo dare l'indirizzo anche del sito. E in questo video la scrittrice risponde alla domanda: perché ha scelto il greco? Lei risponde: se cerco di spiegare perché ho scelto il greco, è tutta la mia vita che dovrei spiegare. È l'émerveillement. Possiamo tradurre con lo stupore, la meraviglia che mi hanno dato questi testi. Al primo contatto con Tucidide, l'abbiamo detto, sua madre l'aveva regalato quando era adolescente, un bellissimo libro di pergamena contenente le opere di Tucidide. Quando seguì i corsi di greco alla Sorbona, e poi durante gli anni del suo insegnamento, ho sempre provato un senso di meraviglia davanti a queste opere e ringrazio mia madre di avermi messo in mano questo libro. Noi forse non regaleremo Tucidide ai nostri figli e ai nostri nipoti, però le belle edizioni con il mito farebbero bene ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie Teresa. Beh, le sensazioni che ci hai regalato questa sera sono davvero molto piacevoli per il cuore, per il sentimento, per l'amore che tutti noi portiamo per la Grecia, ma anche per la Francia, per la cultura, la letteratura, la lingua greca e la lingua francese. Io ho fatto delle riflessioni mentre parlavi. Conosco molto marginalmente la cultura, la letteratura, soprattutto francese, ma in qualche brano ho trovato tanto di greco, tanto di Cavafis, per esempio,
e Cavafis, so che è un tuo, una tua vecchia amicizia. Ho fatto l'esame di gruppo moderno, era tutto il programma, il corso monografico era tutto su Cavafis, che avevo sentito nominare prima, logicamente. Beh, mi è piaciuto moltissimo. E vi dirò che stamattina ho sentito Le candele, che è proprio bello, bello, bello. Non la conoscevo. Ho avuto questo flusso di memoria che mi ha fatto ricordare. E invece guardando le pitture, anche lì io, la mia conoscenza francese è molto limitata, sono proprio un asino in queste cose, non conosco il Louvre, non sono mai stato a Parigi, non può essere purtroppo, è una mia gravissima mancanza. Però ho trovato nei dipinti della Croix e in altri moltissime somiglianze con delle tele e dei quadri che si trovano al Museo Benachi di Atene e che raccontano le vicende dell'occupazione turca. Sono molto somiglianti, i temi sono quelli, le figure, le similitudini, insomma, i riferimenti sono quelli, e ho trovato questo collegamento e mi ha fatto molto piacere, perché naturalmente mi fa capire quanto la letteratura francese con la cultura più in generale, la cultura francese con quella greca siano così vicine. E da questa sera sappiamo molto di più. Io se diceva dovremmo cercare di pubblicarla, dobbiamo qualche idea ce l'ho, poi ne parliamo, ti chiederò di fare qualcosa. Ci sono domande? C'è qualche intervento? Qualcuno che vuole chiedere o approfondire qualche cosa detta? Io sempre. Sono entusiasta. Sono commossa, perché poi è ad ampio respiro, ma precisa, puntuale. Cioè, io veramente non ho parole, perché è un lavoro veramente straordinario. È preciso, puntuale, tutte quante le indicazioni. E c'è anche questa molto profonda cultura, che non è soltanto di francesista, ma proprio all'ampio raggio. La letteratura francese è un'opera che andrebbe letta. Sì, un'opera che andrebbe letta è appunto l'Antigone di Anoia. L'Antigone è anche la pulzella d'Orléans, la chiama l'Alouette. Sì, l'Alouette, la pulzella. Sì. Chissà perché la chiamo così. Sì. Le opere di Anouilh sono moderne, il linguaggio è frizzante, è un uomo del XX secolo, però c'è tutto il mondo, la profondità del pensiero greco. È bellissimo. Io ho cominciato veramente ad amare questa cultura attraverso lui. Sì, no, possiamo provare a pubblicarlo su Periptero, no? con la rivista di cui vediamo in che maniera sicuramente lo valorizzeremo. Grazie di nuovo a Teresa, grazie a tutti noi, a tutti voi. Allora, Daniela. No, Marisa ed Ersilia, tu fai il fotografo. Marisa ed Ersilia ci portano un piccolo omaggio per Teresa e per José. Un pensierino. Siamo stati veramente illuminati da noi. Thank you.
Io sono stata fulminata dalle memorie di Grazie di nuovo a tutti quanti, alla prossima. Chi non ha ancora firmato il registro, prendilo.